I dati dell'emergenza coronavirus comunicati dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nella conferenza stampa di sabato 11 aprile descrivono una situazione ancora difficile. Ancora in calo i ricoverati, in terapia intensiva e non. Cresce ancora il numero dei guariti nelle ultime 24 ore, 2. Il totale dei positivi al Covid-19 inclusi i guariti e i deceduti è di 152.271. Le persone attualmente positive sono 100.269, più 1.996 pazienti positivi rispetto a ieri. Ieri l'aumento era stato di 1. Unità. Di questi 3.381 si trovano in terapia intensiva, 116 in meno rispetto a ieri. Diminuisce ancora la pressione sui reparti di terapia intensiva. "28.144 sono i ricoverati con sintomi, con 98 pazienti in meno rispetto a ieri, mentre sono 68. Il 69%, i positivi in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Da ieri sono morte 619 persone, ieri il dato era 579, che porta il dato dei deceduti dall'inizio dell'emergenza a 19. Le persone guarite dal Covid-19 sono in totale 32.534. Punto. Intanto il presidente Conte, nella giornata di venerdì 10 aprile, ha firmato la proroga del lockdown fino al 3 maggio. Il DPCM conferma tutte le misure che limitano gli spostamenti e le attività produttive. Ma ci sono delle novità, dal 14 aprile riparte il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, inoltre riaprono le librerie e i negozi di vestiti per bambini e neonati. Tutte le attività di cui sopra dovranno naturalmente garantire ai clienti la sicurezza. Ripartono anche le attività forestali, l'industria del legno e la produzione di computer. Restano invece chiuse le scuole, le attività produttive non essenziali e restano limitati gli spostamenti. Le singole regioni, poi, potranno emettere ordinanze ancora più restrittive. Nel bilancio di sabato 11 aprile ciò che preoccupa è la Lombardia. Milano merita sempre la maggiore attenzione, non c'è un calo netto e deciso nei contagi, non rilassiamoci, restiamo a casa. Lo ha detto l'assessore al welfare della regione, Giulio Gallera, elencando i dati dei contagi in Lombardia nella giornata di oggi. Punto. In Lombardia i positivi sono 57.592 con una crescita di 1.544 unità con quasi 10.000 tamponi, mentre ieri c'erano stati 1.246 nuovi casi con 9. Tamponi. I deceduti sono 10.511, con 273 nuovi decessi mentre ieri c'era stata una crescita di 216.
non è assolutamente finita. Non dobbiamo abbassare in nessun modo la guardia. Non dobbiamo pensare che il peggio sia passato perché i dati non sono stabili, ha spiegato Gallera. I dati ci dicono che veramente non è finita. Non rilassatevi. È vero che il trend è migliore di settimana scorsa, ma non ci fa ancora stare tranquilli.